Albareto, al via i lavori di ripristino delle aree coinvolte nella passata alluvione di luglio nel comune di Albareto. Ottimismo e propositività del primo cittadino di Albareto, Ricco Boni. Berceto, il passo della Cisa celebra Marco Simoncelli alla presenza della famiglia e personaggi del mondo del motociclismo. Varano, proseguono all'autodromo varanese Riccardo Paletti gli eventi nell'ambito della 10ª edizione di Formula SAE e Formula Electric Italy. In primo piano stasera le auto d'epoca. Bedogna, la ricetta della solidarietà si fa musica con il generoso contributo della Glenn Miller di Bedogna e del corpo bandistico di Albareto nel concerto benefico a favore del piccolo Thomas. Borgotaro al via sabato 6 settembre dalle ore 10 la 10 ore sportiva dedicata a Claudio Dallara. Val d'Aveto, rally si conferma sempre un evento ricco di sorprese, la 9ª edizione ronde della Val di Aveto. Buonasera, ben ritrovati a questa edizione del TG delle 19.30 circa. Gli abitanti di Albareto ricordano bene i disastri provocati dalla pioggia della prima decade di luglio con l'esondazione che provocava il crollo del ponte di Montegroppo e tutta una serie di danni alle difese spondali del torrente Gotra e dei suoi affluenti. A questo proposito, lunedì 1 settembre si è discusso in sede comunale sulla programmazione fattiva di un parziale ripristino delle aree coinvolte. Abbiamo avvicinato Paola Gazzolo, assessore regionale sulla sicurezza territoriale, che ci spiega nel dettaglio come si andranno a distribuire i fondi destinati al ripristino. Sono qui perché ci eravamo presi un impegno con il comune di Albareto e un impegno in termini di risposta, di messa in sicurezza del territorio e di risposta pronta agli eventi della luglio scorso. Quindi in tempi rapidi sono state assegnate risorse, circa 500.000 euro. Oggi vengono avviati, possiamo dire, c'è l'avvio dei lavori di una parte importante sui torrenti che hanno creato le conseguenze dannose, i disagi anche sociali importanti nelle settimane scorse. Quindi una risposta rapida e importante per fare in modo che i cittadini di questa comunità potessero davvero ritornare alla loro vita ordinaria. Il maltempo, le emergenze stanno creando una situazione nuova, anche sfide inedite per questa regione, perché i fatti eccezionali stanno diventando ordinari, quindi è evidente quanto sia necessario non solo esserci insieme, agli enti locali, la regione, la provincia, i comuni, essere insieme alle comunità, insieme alle imprese del territorio per costruire le condizioni anche per rilanciare questa grande priorità cura e di manutenzione del nostro Appennino. Credo che abbiamo un Appennino di cui dobbiamo essere orgogliosi, un Appennino che vogliamo preservare, un Appennino che in cui la cura del territorio deve diventare ed essere potenziata nel tempo, perché davvero si costruisca un Appennino sicuro e su questo Appennino si fondi anche la sicurezza di chi lo abita di poterci costruire progetti di vita importanti. A coordinare l'incontro il sindaco di Albareto Davide Riccoboni, che ha ringraziato tutti coloro che tempestivamente hanno preso in carica il problema. Ecco, siamo qua oggi ancora una volta a parlare della scorsa alluvione di luglio. Ringrazio ancora tutti gli enti intervenuti e ringrazio l'assessore Gazzolo, l'assessore regionale che è qui oggi presente per dare il via ai lavori, lavori che devo dire sono stati immediati per la messa in sicurezza di tutto il territorio di Albareto, lavori che sono stati possibili grazie a un intervento quasi in simbiosi, devo dire, tra tutti gli enti, tra la regione, la provincia, il comune, l'ufficio di bacino e la protezione civile, e grazie ai loro dirigenti. Ringrazio ancora una volta. Ci spostiamo a Tornolo per la festa del Faggio in località Bigarelli, con inizio questo fine settimana, venerdì 5 settembre, a partire dalle 20.30, con una messa celebrata da Don Franco Cattivelli.
E sempre per venerdì 5 settembre alle ore 21 è convocata invece presso il Centro Civico Peschiero di Bedonia l'assemblea dei soci del Consorzio Forestale Monte Pelpi. Gli interessati sono ovviamente invitati a partecipare. Domenica 7 settembre alle ore 11.30 al Passo della Cisa si celebra il Memorial SIC, motoraduno dedicato al giovane campione Marco Simoncelli. Saranno presenti componenti della famiglia e personaggi del motociclismo. Nell'occasione sarà inoltre possibile, al costo di 30 euro, effettuare il tesseramento per la Fondazione Onlus dedicata a Marco Simoncelli. Per gli approfondimenti Stefano Becchetti intervista Enrica Zoppi, ideatrice dell'iniziativa. Lo scorso anno, il 1 settembre, sulla piazzetta della Cisa c'è stata la dedicazione al pilota scomparso Marco Simoncelli e l'inaugurazione del monumento fatto dall'artista Pino Carcelli, sempre dedicato all'amatissimo pilota scomparso. L'anno scorso c'erano presenti Paolo e Rossella, i genitori di Marco, e data la cosa bella, ecco, sentita che ne è venuta fuori in un discorso, io mi ero permessa di promettere che avremmo ripetuto l'episodio, e così è. Quindi quest'anno il 7 settembre ci ritroveremo di nuovo al Passo della Cisa, allo stesso punto, e le cose particolari nuove che ci sono sono molto importanti, perché sarà presente un punto per effettuare il tesseramento alla Fondazione Onlus Marco Simoncelli, che sappiamo che si occupa di progetti sociali di elevata importanza, e quindi con 30 euro ci si può iscrivere, ricevere la tessera, avere dei gadget come maglietta e cappellino e far parte quindi di questo mondo socialmente utile. Di nuovo saranno presenti Paolo e Rossella. Telefonando a Paolo Simoncelli ho ricevuto un feedback assolutamente positivo. Paolo è stato contentissimo per questa nostra iniziativa che vogliamo far durare nel tempo. In questo anno la ripetiamo semplice e sono sicura commovente, partecipata come lo è stato lo scorso anno, mentre in futuro avremo modo di studiare dei motoraduni più corposi, magari anche sviluppati su 2 giorni, e che possano far conoscere non solo il Passo della Cisa, ma altre zone di Berceto e dei dintorni. Saranno presenti, per quanto possibile, altre personalità del mondo dello sport, e tutti insieme ricorderemo ancora con grandissimo affetto Marco Simoncelli. Martedì 9 settembre al campo Bozia di Borgotaro, la partita del cuore, insieme per Thomas. Io ci sarò, vi aspettiamo. Martedì 9 settembre alle 21 a Campo Bozza di Borgotaro sarà la partita del cuore insieme per Thomas. Io ci sarò, vieni anche tu. Una canzone. La cooperativa Bucaneve di Bardi, in collaborazione con l'amministrazione comunale e le associazioni di volontariato e culturale del territorio, organizzano per domenica 7 settembre polenta nei borghi. A partire dalle ore 12 il ricavato della festa sarà devoluto a favore del piccolo Thomas. La giornata verrà allietata dalla musica di B-Side. In caso di pioggia la manifestazione si svolgerà presso la baita 4x4 e funzionerà in un servizio trasporto in partenza da Piazza Vittoria.